Buongiorno, siamo qua al Festival Geografia di Monfalcone con Fulvio, Andrea. Mentre lei? Io sono Stefano. Perfetto. Cosa ne pensate di questo festival? Ma è un evento molto interessante. Ogni anno viene ampliato, diciamo, con nuovi personaggi. E penso che spazi in vari settori, che può così accontentare un largo pubblico, e penso anche che attraga anche persone da fuori, perché ovviamente non ci sono eventi molto così grandi e continui. Adesso c'è questo, poi non so se ci sarà qualcos'altro in qualche altra città, ma è un evento, questo, che è già ormai collaudato, penso, da anni, che prevede la presenza sempre di persone famose, sia nella TV, nel campo diciamo della letteratura, di chi scrive i libri, non so, di scienziati, filosofi, eccetera, eccetera, e quindi hanno un pubblico molto così che segue, ognuno il suo indirizzo, quello che piace, però poi magari si soffermano anche incuriositi a guardare altro, ascoltare altro. Quindi è una cosa molto bella, che per me è molto istruttiva e interessante, specialmente per i giovani, ecco. Mentre lei? Allora, io sono un frequentatore di geografie fin dalla prima edizione, no? Quindi, diciamo, da buon bibliofilo non posso mancare. È un evento, secondo me, che è un volano non solo per la cultura ma per l'economia, e raccoglie tutti questi autori molto recenti, anche che parlano di argomenti di strettissima attualità, che vanno dalla politica, alla geografia, dalla storia, alla letteratura, alla psicologia. E devo dire che poi è molto bello il fatto che ci si può confrontare con gli autori. Non più tardi di mercoledì sera, la sera dell'inaugurazione, quando sono andato a farmi firmare il libro dal professor Andreoli, ho anche scambiato, diciamo, un paio di idee con lui, un paio di opinioni. È stato un confronto molto costruttivo, quindi ben vengano iniziative di questo genere, perché se diffondiamo la cultura del libro, la cultura del lettore, possiamo diventare delle persone molto più consapevoli e ci dà anche la possibilità di espandere la nostra mente, perché dobbiamo sempre essere persone che ragionano con la propria mente. E invece quali autori vi intrigano di più, oppure vi intrigheranno nel futuro? Quali autori vi interessano di più? Questo festival, ho intravisto Andreoli l'altro giorno, ma era tutto occupato, sono arrivato tardi, l'ho solo visto passare un attimo e quindi non sono riuscito a inserirmi, perché poi c'erano problemi di ordine pubblico, mi sembra non si poteva occupare l'entrata, quindi ho detto vabbè, vado via, domani vedo di essere più diligente, di arrivare prima. No, ho visto sul programma che ci sono diversi autori, come dicevo prima, di vari generi, ci sono personaggi anche pubblici, televisivi, che magari forse attraggono un po' di più, però penso che al di là di questo e al di là di chi viene, è interessante l'idea che uno può avvicinarsi alla lettura di un buon libro, avendo poi la possibilità, penso, quindi in questo, diciamo, questo tendone di poter acquistare dei libri, consultarli e fare una scelta, che magari tante volte non trova un po' questa scelta qui da fare, e magari è un po' pigro, deve andare in una libreria, dice ma no, ma non ci vado, invece qui di passaggio può entrare lì e può uscire con uno, due, tre libri, insomma, e quindi è interessante questo, e quindi lascio un po' in maniera generalizzata a tutti, insomma, così l'importanza a chi scrive, a chi ha le idee, eccetera. Poi sapete una cosa, nel periodo di internet, nell'uso dei cellulari, magari un'oretta dentro ad ascoltare
e non essere distratti, fa bene anche quello, insomma, ecco. E poi per voi giovani che avete tutta la vita davanti, sicuramente otterrete sempre delle informazioni interessanti, edificanti, che vi aiuteranno, diciamo così, tra virgolette, a crescere e aiuteranno la vostra personalità di, diciamo, arricchirsi di tanti elementi, tante informazioni interessanti, ecco. Questo penso sia una delle cose più interessanti di queste manifestazioni, avere un po' la cura verso i giovani, che di loro è il mondo oggi, ma anche di domani. Per me il mondo lo vivo oggi, domani lo vivrò forse un po' meno, perché ho meno tempo di voi da vivere il domani, però si cerca di vivere quello che si ha di tempo, il tempo è importante per tutti. Grazie mille, invece lei cosa ne pensa? Allora, come dicevo prima, no, allora, mi è piaciuto molto l'evento inaugurale col professor Andreoli. Sicuramente, diciamo, domani sera andrò a sentire Fausto Biloslavo, che diciamo inviato di guerra, che ho avuto già modo di conoscere in altri diciamo, appuntamenti culturali, perché lui è una persona che porta, diciamo, la testimonianza da, diciamo, da teatri di guerra, perché a noi ci arriva una informazione molto filtrata da parte dei media, però sentire quali sono i problemi geopolitici da parte di un professionista che li vive in prima persona è tutt'altra cosa. Questo festival mi ha dato un input molto interessante, perché visto che vengono anche giornalisti, ma anche politici, no, a presentare i loro volumi, è anche interessante sentire dalla loro viva voce, no, il loro pensiero, una testimonianza, no, della loro vita, no? Perché si parla troppo spesso male, diciamo, della politica, quando noi dovremmo interessarci di più alla politica, perché se noi non ci interessiamo alla politica, sarà la politica a interessarsi di noi, no? Che magari con la produzione, non so, di alcuni atti, di alcune norme che magari non vanno molto bene, perché non sono state, come dire, un po' condivise. E quello che mi piacerebbe di più in questo festival è più scienza, ancora più scienza, e poi magari anche qualcosa, magari un braccio che dedicato ad esempio al libro che parla di storia della musica, di biografie musicali, di cinema, e dopo lancio un'idea: sarebbe bello, come dire, un momento per il libro di cucina, no? Che magari con qualche evento, diciamo, con qualche chef che viene a fare, diciamo, un po' di cucina espressa, no? Diciamo, magari realizzando qualche ricetta che parla sul suo libro, in maniera tale da essere ancora più coinvolgente. Ecco, e dopo anche un'altra cosa bella sull'agronomia, che è un argomento di cui si parla poco. Cioè, quindi, ad esempio, come si può fare la potatura di un albero da frutto, oppure come si può fare l'orto perfetto, oppure coltivare con il minor spreco d'acqua possibile, perché queste sono informazioni veramente importanti da veicolare. Ok, grazie mille, arrivederci. Grazie.